Stamattina eravamo a Taresso, magazzino di LDD, loro hanno cambiato appalto, hanno lasciato 160 operaio a casa senza motivo, hanno licenziato. Eravamo di là per processo, per proteggere il nostro posto di lavoro, quasi le mattine alle 7 di presidente di cooperativa, si chiama Gigi, e lui ha portato quasi 300 persone con bastone, con catene, e lui ha organizzato, ha portato fuori queste persone per dare botte a noi. Noi eravamo con pace, senza fare casino, eravamo fuori di cancello. Loro uscito fuori, è arrivato contro di noi, hanno picchiato i nostri colleghi di lavoro, c'è alcuni feriti, c'è, hanno aperto di testa, c'è, hanno graffiate gravi, così poi avevamo chiamato carabinieri, e carabinieri non era presente di qua, è arrivato troppo tardi, perché loro a posto sono andati via, perché secondo me che loro erano d'accordo con questo di padrone di cooperative. Eravamo costretti a fare un blocco lì. Allora in quel blocco loro ci sono organizzati con gli autisti, anche i dipendenti di quelli due cooperativi. Cioè, noi eravamo in 50 in totale, loro erano tre volte di noi. Quindi eravamo lì davanti al cancello per impedire i camion di uscire, quindi loro sono usciti con i bastoni. Poi io praticamente parlo di me, ho visto un collega sotto che li stavano bastonando, sono andato per sicurire, ho preso una botta in testa, è quello che vedete, ho preso una botta in testa. Si è arrivato fuori alle 5 di mattina, beccato me, vuol forza lo esci il camion, dormito avanti il camion, non posso esci il camion, l'ho detto no, l'ho preso tutti andare via, beccato me con il catena, anche il ferro, ce l'hai tante cose. Peccato me, cosa fare? Se stai morendo, la solo guarda, qua. Anche ce l'hai tante persone, stai male qua, anche ce l'hai male sangue, tutto è arrivato qua, stai male. Avevamo paura della polizia. Noi non pensavamo a nostri colleghi che erano dentro, che stanno organizzati per venire contro di noi. Non abbiamo pensato a loro, anche ieri abbiamo lasciato loro andare a casa. Stamattina abbiamo lasciato loro entrare per andare a lavorare. No, non è possibile che questi padroni ci mettono gli operai uno contro l'altro, perché quel posto era il nostro posto di lavoro, poi hanno portato altre nuove persone per creare la guerra tra i poveri, che noi, cioè, a me mi dispiace, veramente. Niente, stiamo parlando appunto della situazione, della lotta che sta andando avanti da circa 3 mesi nelle logistiche qua tra Bergamo e Milano, a Vignate a Capriate, che riguarda la Lombardini, o meglio la nuova acquirente LDD Gruppo Lillo. E niente, praticamente questa lotta è una lotta molto articolata e molto lunga, vabbè, è iniziata il 23 gennaio, nel momento in cui si è capito che appunto c'era questo, un atto, diciamo proprio una manovra di eliminare i lavoratori, più di 100, circa 160 lavoratori tra i due magazzini, perché comunque erano lavoro, e sostituirli con altri lavoratori con l'apertura di un nuovo magazzino attrezzo unico. In sostanza, stavo dicendo, la mattina abbiamo fatto entrare i lavoratori, e dopo mezz'ora abbiamo questi, una marea, diciamo, si è mossa di questi lavoratori e di autisti, si è mossa, diciamo, verso il cancello, e abbiamo capito che, vabbè, non è che stavano venendo così per parlare, perché sono arrivati in gruppi con i bastoni e con le cose a picchiare, diciamo, per cercare di farci togliere le mani dal cancello. Non c'era il camion con davanti questi qua per farlo entrare, e anche lì si è capito che non era per sbloccare il cancello, mentre loro continuavano a accanirsi, diciamo, contro il sindacato. Erano proprio, diciamo, e in particolare contro chi ha diretto questa lotta, e anche altri soggetti che loro hanno visto male attivi. E c'è stata proprio una rincorsa, diciamo, per cercare, diciamo, di venire, diciamo, a dare una lezione proprio fisica a me, come attivista. E io sono stato, diciamo, chiaramente tutelato dai lavoratori, e ci siamo ricompattati. E siamo riusciti a uscire da questa strada vicolo cieco, che è stato un momento abbastanza così, e nello stesso tempo loro avanzavano con i camion con questi qua. Chiaramente abbiamo visto, diciamo, di cosa erano dotati, bastoni e altri tipi di attrezzature. Gente ha detto che ha visto anche delle armi. Comunque erano chiaramente un'azione proprio squadrista, preordinata.
e si illudono se pensano di finirla così. Questo non farà altro che gli alimentargli la lotta.